Eccoci, Ciao. ci siamo, stranamente ci siamo trovati subito. Allora, noi siamo qua in realtà con qualche minuto d'anticipo sulla piattaforma Instagram di Editori La Terza, perché ogni giorno a mezzogiorno, appunto in questo stato di emergenza, di necessità, gli autori La Terza si incontrano gli editor, incontrano degli interlocutori, diciamo così, di volta in volta diversi per parlare di libri. Per parlare di questioni d'attualità, questioni legate al grande catalogo La Terza. In questo caso con Carlo Greppi, noi cominciamo ovviamente tra qualche minuto aspettando il mezzogiorno, diciamo così, così era stabilito. Ma intanto anticipo che, oltre al fatto che Carlo Greppi, appunto, che è uno degli storici di nuova generazione, diciamo così, più noti, seguiti, ormai anche davvero a tutti gli effetti, anche uno che scrive. Narrativamente di storia, L'età dei muri è stato un notevole successo di pubblico, di critica ed è un libro pubblicato da Feltrinelli, ma ancora più recente è un libro Utet, a cui facciamo riferimento magari tra poco, che si chiama La storia ci salverà, perché forse ci torna utile anche come riflessione in questo momento specifico. Però voglio dire che domenica prossima avrebbe dovuto tenersi, cosa che a me ovviamente avrebbe fatto molto piacere, una lezione di storia conclusiva del ciclo di quest'anno. Dico per chi non è romano, e non solo romano, poi in realtà perché le lezioni di storia ormai sono un format che circola in tutta la penisola. Le lezioni di storia, appunto, sono tenute da importanti storici. Tutto è cominciato all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel lontano ormai 2006, se non sbaglio. Io ero su quel palco a condurle dalla prima edizione. E quest'anno avremmo fatto comunque un record, non solo diciamo avviandoci al 15° anno consecutivo e nell'Auditorium Parco della Musica davanti a 1200 persone che vengono ad ascoltare lezioni di storia la domenica mattina alle 11, ma in questo ciclo forse avremmo ospitato su quel palco il più giovane degli storici finora, nel senso che sempre sono stati dei maestri, naturalmente, no? Della generazione di mezzo, della generazione più adulta. Carlo Greppi, che appunto è uno storico nato negli anni 80, sarebbe probabilmente stato in assoluto in tutte le lezioni di storia il più giovane storico e avrebbe tenuto una lezione sul muro di Berlino, perché quest'anno abbiamo scelto un tema che è quello delle opere dell'uomo, quindi dalla Reggia di Versailles, tornando indietro alle piramidi, passando dal Colosseo, un'opera dell'uomo è anche quel famigerato muro di cui abbiamo celebrato la caduta proprio l'anno scorso nel novembre. L'età dei muri, appunto, è il libro di Greppi che parla di muri nel passato, nel presente, quindi era perfetta come lezione. Tanto più, secondo me, avremmo avuto una suggestione aggiuntiva, a cui magari tra poco arriviamo, e cioè che Carlo Greppi, come d'altra parte anche questo vale anche per me, beh, non abbiamo un ricordo diretto della caduta del muro di Berlino, è un ricordo mediato dalle immagini, forse un ricordo di cui ci siamo appropriati, ma che non era appunto proprio impresa diretta, no? La nostra partecipazione consapevole a quell'evento. Quindi era anche interessante il fatto che si misurasse con quell'evento uno storico che non poteva avere un ricordo appunto di un fatto che pure ha segnato così l'immaginario. Allora, intanto saluto Carlo, ormai abbiamo superato Ciao. il mezzogiorno, ecco. Allora, ti chiedo una prima cosa e ti chiedo una cosa che parte da un sondaggio che è stato lanciato su Instagram, come succede anche su altri social, si fanno dei sondaggi. Agli utenti era stato chiesto se il virus ha reso necessari i confini, ha dato la sensazione che i confini fossero necessari e ovviamente una grande maggioranza degli utenti, l'80%, adesso insomma vado un po' a spanne, ha detto che ovviamente no, non è che il virus ci ha ricordato l'importanza di avere dei confini. Ecco, parto proprio dalla suggestione, te la lancio così, muro confine, no? Di fronte a un virus, nessun muro, nessun confine sembrerebbe reggere. Questa, se vuoi, è una considerazione ovvia, forse la più banale, però credo che ci abbia proprio messo davanti questa verità inoppugnabile, cioè che nessun confine può dividerci da un virus. È vero che in questo momento io e te parliamo da due città diverse e i confini in cui siamo chiusi, reclusi, come tutti quelli che ci stanno ascoltando, sono i confini di casa nostra. È una barriera protettiva in qualche misura necessaria in un'emergenza sanitaria. Però ci accorgiamo dai dati che stanno esplodendo negli Stati Uniti e dappertutto che quella illusione di fermarsi dentro, come dire, uno spazio blindato, di chiudersi dentro uno spazio blindato in termini nazionali, anche con un grado, se vuoi, di irrisione o di ironia piuttosto gratuita di alcuni capi di Stato, beh, tutto questo è venuto giù, in queste settimane e ci dà proprio invece la sensazione, anche un po' angosciante,
che non ci si può difendere tirando su barriere. Tu che cosa hai pensato in questi giorni, quando magari hai sentito capi di Stato che si appellavano, diciamo così, all'eccezione italiana e che quindi in qualche misura supponevano di essere al riparo? Ma innanzitutto grazie Paolo per dialogare con me, grazie a Editori La Terza per questa bellissima iniziativa che in qualche modo supplisce l'impossibilità di fare incontri in presenza, e non avevo realizzato il fatto che sarei stato il più giovane lecturer delle lezioni La Terza. Speriamo di rimediare. No, le cose che stai dicendo sono completamente in linea con te, e credo che sia una grande vittoria, una grande tragica vittoria della natura sulla cultura. E noi storici ovviamente lo diciamo da anni, e tra l'altro in maniera piuttosto curiosa è proprio negli anni Ottanta che come dire, ci si è molto focalizzati sul tema delle comunità immaginate, delle invenzioni, delle tradizioni. Come dire, gli storici ci hanno ricordato egregiamente come le comunità nazionali che noi diamo un po' per scontate, che tendiamo a percepire quasi come naturali, siano delle costruzioni culturali, e così come i confini, che in alcuni casi, come dire, corrispondono all'orografia, fiumi, mari, catene montuose, per cui in qualche modo hanno una parvenza di giustificazione appunto orografica, ma sono comunque sempre opere dell'uomo, appunto. E questo virus, per uno storico, è sempre molto scivoloso, come dire, parlare di presente, perché il presente sfugge anche a un'interpretazione, come dire, in qualche modo sedimentata. Però è piuttosto evidente fin dai primi giorni e fin dalle prime dichiarazioni piuttosto frettolose della politica della paura, che addirittura all'inizio si lamentava del fatto che venissero chiusi i confini, poi pretendeva che venissero chiusi i confini in maniera piuttosto schizofrenica, e appunto è piuttosto evidente il fatto che la natura se ne frega dei confini. La natura di un virus, ma come dire, siamo esseri viventi anche noi, siamo degli animali anche noi, e per cui ci troviamo un po' come dire, rinchiusi nelle gabbie che ci siamo creati, nel bene e nel male. Credo che il più grande messaggio, ma siamo in tanti a dirlo in questo periodo, il più grande messaggio di questa crisi sia quello che i problemi vanno risolti in maniera globale, di qualunque problema si tratta. Questo, come dire, in questo caso è di una schiacciante evidenza, ma vale per gli aspetti economici, per gli aspetti sociali, per gli aspetti più anche culturali. Non so, questa è la prima sensazione che ho sulla base delle tue sollecitazioni. Beh, dunque, la lezione che dicevamo, quella del 29 marzo, che chiudeva questo ciclo Le opere dell'uomo, appunto sarebbe stata incentrata sul muro di Berlino. Ti chiedo anche qua una cosa, se vuoi, ovvia, ma è secondo me un punto di partenza interessante. Cioè l'illusione prospettica, però abbastanza maturata, diciamo, abbastanza nell'immediato, che quello fosse l'ultimo muro della storia contemporanea. Cioè l'ultimo grande muro, in fondo, quando si giocava con le misure del Novecento, no? C'è stato tutta, come sai bene, un tentativo costante, anche spesso corretto, ricorretto, di datare l'inizio e la fine di un secolo oltre il suo inizio effettivo o oltre la sua fine effettiva, o anticipandone, diciamo così, la fine. E quindi adesso, senza stare qui a cavillare, però il suo secolo breve che cominciava con la Grande Guerra e che finiva appunto con la caduta del muro. Che sia finito o no il Novecento nell'89, mi verrebbe da dire, pur non essendo uno storico, che mi sembra che il Novecento è finito molto più tardi, o forse non ha ancora smesso di finire. Però diciamo che forse finisce adesso, cioè mi verrebbe da azzardare che il Novecento finisce adesso, con 20 anni di ritardo, perché il paesaggio che abbiamo davanti potrebbe essere un paesaggio abbastanza irriconoscibile, certo ben più irriconoscibile di quello che avevamo davanti all'inizio degli anni 2000. Ma insomma, adesso, senza giocare troppo con le date, per te, ecco, ragionando sul muro di Berlino, anche nel cantiere dell'età dei muri, hai avuto l'impressione che quello potesse essere percepito dall'umanità dell'89 come l'ultimo muro possibile? Magari, ecco, che una parte dell'umanità si fosse illusa, almeno quella occidentale, europea, che fosse l'ultimo muro, oppure no? Ma guarda, io addirittura hai esordito ricordando la nostra età. Io e te siamo praticamente coetanei, eravamo dei bambini quando il muro di Berlino è venuto giù, e ovviamente non comprendevamo appieno quello che stava capitando. Io ricordo mio padre che, come racconto in apertura del libro, che mi portò un pezzo di muro spiegandomi appunto
il carattere epocale di quella rottura. Ovviamente, col senno di poi, avendoci riflettuto poi da adulto, il carattere epocale soprattutto per l'Europa, nel senso che il crollo del muro di Berlino spalancò la fattibilità di un'Europa unita, di un'Europa occidentale unita, senza confine al suo interno, cosa che in effetti poi Schengen ci ha regalato, e noi siamo cresciuti, io e te in particolare, insomma la nostra generazione è cresciuta in quell'Europa lì, vedendo, come dire, diventare inutili per noi, sottolineo questo pericolosissimo, scivolosissimo noi, per noi i confini interni, mentre per loro, mettendolo tra mille virgolette, cioè per chi non era nativo europeo, sono rimasti e come. Addirittura in pochissimi osservatori, su tutti Naomi Klein, che tra l'altro ha pubblicato un libro di recente, però pochissimi osservatori si sono resi conto del fatto che in realtà parecchie barriere stessero venendo su già nei primissimi anni 90, su tutti appunto il cosiddetto muro di Trump, che è il muro di Bush, di Clinton, di Obama, e il muro di tutti quelli che l'hanno preceduto appunto a partire dall'inizio degli anni 90, e per cui credo che questa, come dire, considerazione debba farci interrogare molto in profondità su quello che noi percepiamo come una conquista, che lo è stata in effetti, però ripeto, per l'Europa, mentre nel successivo trentennio la stragrande maggioranza dell'umanità si è trovata in qualche modo costretta all'esterno di barriere costruite contro di loro, perché forse il tratto più da sottolineare, come dire, la differenza tra il muro di Berlino, che venne tirato su come una barriera ideologica di protezione, si chiama la barriera di protezione antifascista contro il mondo capitalista, poi ovviamente era tutto un discorso di propaganda, però c'era in effetti un enorme scontro tra le due superpotenze e la guerra fredda. Quel mondo lì non c'è più, è un mondo molto più frammentato, quello in cui noi viviamo, e se c'è qualcosa che hanno in comune sostanzialmente tutti i muri e molti dei confini del nostro tempo, è il fatto che servano fondamentalmente a tenere fuori chi ha un reddito inferiore, senza girarci troppo intorno. Adesso, scusa se finisco solo, questa emergenza sanitaria tira in ballo un'altra questione, una questione che non è assente nel passato, Gli stessi muri i ghetti costruiti dai nazisti erano goffamente inizialmente anche e soprattutto presentati come delle operazioni sanitarie, ma ovviamente era una schifosa bugia. Però, come dire, c'è un nuovo elemento che è entrato in maniera prepotente nel discorso pubblico e che per cui fa apparire, mi sembra, è molto, molto vecchie stantie le discussioni precedenti. Sembra che sia tutto in qualche modo sfumato in un passato che non riusciamo bene a decodificare, almeno per me è così. I dibattiti dell'anno scorso e 2 anni fa sembrano invecchiati improvvisamente. Leggo i commenti, scusate, non sono molto multitasking, essendo maschio. Sì, ma il muro di Berlino serviva soprattutto a fermare l'immigrazione dei cittadini della DDR. Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo. Cioè era di fatto un campo di internamento ideologico, la DDR e in generale il blocco sovietico, appunto in uno scontro raccontato e percepito da moltissimi cittadini del mondo di allora come uno scontro ideologico. C'è qualcuno, credo, adesso non ricordo forse il nome, mi pare Gianluca a un certo punto, no? Dice: ho vissuto il periodo del crollo del muro, ma le aspettative future del dopomuro e del nuovo millennio sono state disattese, perché non solo, come dire, un evento simbolico come uno scarto tra decennio e decennio, adesso siamo entrati negli anni 20, per dire, che chi si poteva aspettare a Capodanno del 2020 che saremmo entrati così negli anni 20, nei nostri anni 20, e abbiamo celebrato un Capodanno qualunque, invece non era evidentemente un Capodanno qualunque, ma il 2000, per esempio, no? Ti ricordi l'attesa anche accentuata da quel fatidico millennium bug che poi non ebbe effettivo riscontro, ma quell'89, diciamo così, segnava la fine di un decennio, gli anni 80, che probabilmente senza quell'evento leggeremo in tutt'altro modo. Adesso non voglio aprire un dibattito sugli anni 80 in Italia, in Europa, in Germania, ma certo è come se poi la caduta del muro retroattivamente illuminasse quel decennio e ce ne desse un'altra chiave di lettura. Però ha ragione Gianluca quando dice le aspettative. Che aspettative aveva generato quel crollo? Immagino che tu nella lezione avresti parlato sicuramente anche dello sconcerto, dello stupore, della meraviglia, della commozione, perché tutti ricordiamo le immagini, no? Delle persone che picconavano quel muro con un entusiasmo proprio che era commovente.
gente, anche tu riguardi quei segmenti di video del telegiornale, resti comunque segnato, no? Ecco, pur non avendone memoria diretta come molti delle generazioni nuove. Allora voglio dirti che aspettativa aveva generato ed eventualmente che illusioni e quanto e come secondo te poi sono state disattese? Ma guarda, vado per assonanze. Se pensi che in parallelo, parlavi giustamente degli anni Ottanta, in parallelo si era appena frantumata miseramente l'altra grande illusione, il sogno di un'Africa unita. C'è stato il processo di colonizzazione africano che fondamentalmente va dal 60 all'80 e che frantuma a sua volta, mentre appunto l'Europa si illude che ci sarà, che una parte dell'Europa si illude che ci sarà un mondo aperto senza confini, in realtà in altre aree del mondo succede tutt'altro. Appunto, penso che comunque gli anni appena trascorsi, insomma nei primi anni Ottanta, le dittature sono onnipresenti ancora in Europa e in Sud America e in Asia e ovviamente in Africa. Per cui, come dire, io credo che quell'euforia in qualche modo sia stata fondamentale e vada recuperata. Intanto qualcuno che di Muri Confini se ne intendeva, che ha avuto iniziative profetiche del superamento degli anni 80, c'era Alex Langer, assolutamente sì, ha scritto delle pagine da appendere nelle nostre case, prevedendo peraltro il mondo in cui viviamo, un mondo sempre più frammentato e più chiuso appunto nei confini nazionali che si pensava che si sarebbero superati. Non lo so, secondo me quell'euforia ci insegna anche molto come la storia mentre accade sia di difficile decodificazione. Appunto, sicuramente era genuino, come dire, lo spunto dei giovani tedeschi dell'est e dell'ovest che si riversarono a prendere a picconate quella barriera e poi di tutti i turisti che si accodarono, e sicuramente quella generazione lì ha vissuto in maniera appunto genuina quel momento. Quello che abbiamo avuto noi in eredità è stato un momento di pausa, in cui in effetti c'è stata una grande libertà di circolazione interna all'Europa, e continuo a sottolineare questo aspetto anche per chi si è connesso da poco, perché invece così non è assolutamente stato per il resto del mondo. La nostra comune amica Egia Bashego insiste da tempo su questo tema del valore del passaporto, il nostro passaporto quanto vale. È un comune amico, scusate questo gioco di rimandi, Abdullahi Ahmed, cittadino italiano, doveva tornare in Somalia dopo 12 anni di lontananza dalla sua famiglia, ed è stato fermato qualche settimana fa, quando è iniziata l'emergenza coronavirus, è stato fermato all'aeroporto di Parigi, rimandato indietro in quanto italiano. Per cui, come dire, il parossismo di tutto questo discorso, cioè una persona che non ha avuto diritto alla libera circolazione partendo dalla Somalia, si è fatto 7 mesi di viaggio dovendo evadere di galera eccetera eccetera solo perché il suo passaporto era carta straccia, ovviamente non per colpa sua. Una volta che ha ottenuto il passaporto forte, quello che tutti sognano, il passaporto rosso che noi abbiamo, quel passaporto gli si è ritorto conto. E chissà quante storie di questo genere stanno capitando mentre noi parliamo. Allora, ho visto qualche altro commento, no? Uno sulla decolonizzazione effettiva, che purtroppo non c'è mai stata a mio parere, pensiamo allo sfruttamento delle risorse economiche evidentemente, certo. Un'altra invece sulla gestione che riguarda proprio la natura dello storico a cui alludevi prima. Lo storico ci vede benissimo da lontano, ma nel presente corrente è fortemente miope, non credo solo lo storico, forse qualunque cittadino, anche il più avvertito, non riesce a cogliere, no? L'entità degli eventi, il contraccolpo che avranno nel futuro, altrimenti avremmo, diciamo così, degli occhi che guardano lontano, invece riusciamo effettivamente solo forse a guardarci un po' alle spalle. Un segmento di questo racconto legato ancora per un po', magari, al muro di Berlino, poi secondo me conviene, anche proprio in ragione, diciamo, delle sollecitazioni che arrivano, di allargare lo sguardo sui muri della contemporaneità. Qualcuno diceva, mi pare Gaia, se non sbaglio, Lucia Gaia, no? I muri fisici intraeuropei di filo spinato perdurano, anzi sono tornati, ma magari ci arriviamo tra un attimo, no? Volevo chiederti una cosa che ha a che fare con una suggestione anche un po' letteraria cinematografica. Uno dei film che per me hanno avuto un peso non è solo Le vite degli altri, ovviamente, che ci dava la misura della vita quotidiana negli anni del muro, va bene, un film molto cupo, straordinario, insomma veramente di grande impatto, ma un film invece più lieve che ho recuperato tardi
che si chiamava Goodbye Lenin, sicuramente te lo ricorderai. Certo, la storia di due ragazzi, se non sbaglio, insomma comunque due fratelli o quello che fossero, insomma è così, che hanno una mamma malata, chiusa in casa proprio nei giorni in cui viene giù il muro di Berlino, e cercano di nasconderle l'evento, no? In un tempo meno avvolto, meno invaso dall'informazione, forse si poteva anche giocare mantenendole in casa i cetriolini sott'olio o diciamo dandole la sensazione che nulla fosse cambiato. Te lo sottopongo come spunto perché una delle parti del racconto che mi hanno sempre più incuriosito è proprio quella che poi a un certo punto è stata addirittura ribattezzata ostalgia, cioè la nostalgia di un mondo diviso, che è un paradosso che per noi forse è addirittura incomprensibile, ma, e faccio un ultimo riferimento diciamo di natura extra storiografica, un racconto di uno scrittore che come sai amo molto, che si chiama Antonio Tabucchi, in un libro intitolato Il tempo invecchia in fretta, inventa un personaggio che dice, e lo dice senza vergognarsene, che nostalgia del muro, perché il muro chiariva. Il muro, nella sua, diciamo così, nel suo dividere il mondo, ci faceva capire da che parte potevamo stare. Ovviamente è un paradosso a cui Tabucchi non aderisce incondizionatamente, ma quel personaggio è comprensibile. È un vecchio signore che torna a Berlino e dice: io il mondo non lo capisco più. Il muro mi consentiva di capire il mondo, no? Ecco, vorrei che tu la sviluppassi nella direzione che credi. Talvolta un muro, pur nella sua stortura, nella sua assurdità, nella sua abnormità, divide anche per schemi il mondo, no? Per cui lo rende più facilmente leggibile. Detta in altri termini, se vuoi, il mondo diventa molto meno facilmente leggibile senza un muro, e quindi sicuramente anche più sconcertante, più stupefacente, perché quella divisione ti aiuta anche a incasellare, a inquadrare ideologicamente appunto le strutture, i piani, i modi di sentire e di capire. Ma sì, guarda, come dire, riprendo il tema generazionale, non, ovviamente non ci possiamo arrogare il diritto di parlare a nome della nostra generazione, ma sicuramente appunto noi ci siamo più volte stupiti del fatto, come dire, del portato ideologico che ha avuto il Novecento fino appunto a quella che molti ritengono la sua fase finale, appunto il crollo del blocco comunista. E con il suo manicheismo sfrontato è veramente a tratti per noi incomprensibile. In molti dicono che appunto di rimpiangere parzialmente quella chiarezza di vedute che c'era appunto quando si percepiva, come dire, il sogno del socialismo da un lato e il disastro del capitalismo dall'altro, se visto nella prospettiva della nostalgia, appunto. I muri del presente secondo me non ci permettono, come dire, di traslare questo ragionamento perché sono innanzitutto volti, come giustamente sottolineava un commento prima, in maniera appunto, come dire, che evoca il muro di Berlino, a fermare le persone. E allora sicuramente, come dire, forse c'è di nuovo una spaccatura ideologica, ma non ci ritrovo, come dire, il difetto del manicheismo che ha avuto lo scontro del mondo bipolare, nel senso che in quel caso erano due sistemi di governo che in qualche modo cercavano di ampliare le rispettive aree di influenza come delle piovre. In questo caso sono proprio due idee di mondo che si fronteggiano, quella a cui credo io e quella che permette a tutte le persone di circolare liberamente. Ovviamente al netto delle crisi che stiamo vivendo che non erano neanche prevedibili, e quella invece propugnata appunto dall'internazionale nazionalista e dalle nuove estreme destre che sono emerse in questi anni, pretende un mondo chiuso in cui le persone non abbiano libero accesso ai paesi in questo caso europei. Vedi, non che lo so, scusami, no, dicevo che mentre parlavi, Yuri scrive: cosa ne pensate che molti cittadini in Russia dichiarano di avere nostalgia dell'Unione Sovietica? È quella forma di nostalgia, come dire, che si applica a un passato e lo idealizza, perché quel passato dava delle certezze, evidentemente, no? E poi anche Fulvio, interessante testimonia. Vai. No, vai tu. No, dicevo solo, ecco, aggiungo che Fulvia dice: mio padre era un comunista convinto e penso che sia stato un bene che non abbia visto il crollo del muro, non avrebbe retto. Capisco anche questo, cioè è ovvio che è uno sforzo, se vuoi così, di proiezione intellettuale, però posso capire una persona che di fronte a quel muro che viene giù sente di perdere delle certezze, così come oggi un cittadino della Russia che ha memoria dell'Unione Sovietica e che forse si sentiva più sicuro, più protetto, non lo so, ecco, insomma riesco a capire.
Non leggo l'autore del commento, l'ultimo, ma leggo il commento. Io rimpiango gli slanci ideali del Novecento, forse perché la formazione è frutto della cultura del secolo breve, adesso mi sento sempre fuori posto e condivido appieno. Anche io rimpiango gli slanci ideali del Novecento. Sicuramente mi sono espresso un po' male prima. Come dire, faccio sempre un po' fatica a capire come appunto nel Novecento in molti... come dire, impersonificarono quegli slanci ideali in dei sistemi di governo specifici. Penso, si parla di Unione Sovietica, appunto, penso, tu prima citavi Tabucchi, penso a Calvino, che come tanti altri nel 1956, quando vengono fuori i crimini di Stalin al 20° congresso del CUS e quando con la feroce repressione della rivolta ungherese esce dal PC, delusissimo da quello che scopre, appunto, come lui tanti altri. Appunto, ritengo che quegli slanci ideali, che si sono stati ovviamente traditi totalmente in Unione Sovietica, vadano assolutamente recuperati. Anch'io credo che ci sia una carenza di cultura alta, come dire, a ogni livello della società, che probabilmente è anche dovuta appunto alla fine del Novecento. Spero che noi ci inventeremo nuove forme per, appunto, per ridare vita a quello slancio ideale. Ecco. È vero, a proposito di slancio ideale, sempre Iuri dice, ci hanno raccontato che gli ideali sono morti a favore di un solo ideale, quello del libero mercato. Certo, è un discorso complessissimo che dubito si possa affrontare in un minuto e soprattutto in una diretta Instagram, con tutto l'amore, diciamo, per le piattaforme social. Forse non è un argomento che riusciamo a risolvere, esaurire. Però anche questo, no? La spinta, diciamo così, del capitalismo, che poi letta, io parlo degli scrittori perché mi occupo essenzialmente di letteratura, però gli scrittori del dopomuro si accorgono di come c'era stata una omologazione spaventosa, diciamo, da un punto di vista proprio della vita quotidiana. Forse in Goodbye Lenin era anche quello il punto di difesa, no? Difendere una specificità, anche se a partire da un'assurdità, un'abnormità ideologica. Adesso non so bene da dove la puoi prendere questa suggestione, però effettivamente c'è anche questo tema. Ma sicuramente adesso, come dire, il tema dell'egualitarismo, come dire, dell'avere lo stesso accesso agli stessi servizi, non è affatto sparito. Leggevo nei commenti, scusate, appunto, ripeto, non sono troppo multitasking, per cui faccio un po' fatica a leggerli tutti, che sono cambiate sicuramente le direttrici su cui si muovono destra e sinistra. Chi l'ha scritto diceva, senza voler dire che non esistono più la destra e la sinistra, benissimo, perché è uno dei cavalli di battaglia dell'estrema destra quello di dire che non esistono più la destra e la sinistra. No, sicuramente c'è ancora un bisogno, basti pensare al dibattito che c'è ancora adesso negli Stati Uniti sul tema della sanità per tutti, attualissimo. Questo bisogno di egualitarismo nel vissuto è ancora fortissimo. Purtroppo, come sappiamo benissimo, al momento è molto spesso canalizzato appunto dalla cosiddetta destra sociale, che di fatto è appunto la destra nazionalsocialista, che in qualche modo vuole dividere la società in chi ha diritto ad accedere a determinati servizi, che dunque non sono più diritti ma privilegi, e chi ne deve essere escluso, che tendenzialmente sono gli stranieri e o i deboli, che, come dire, fascia sociale che spesso coincide. Questo è sicuramente un asse su cui si sta ricostruendo il dibattito di destra e sinistra, al netto del fatto che, ai noi, parlando di un'altra nostalgia, in Europa è altrettanto forte, come in Russia è forte la nostalgia in alcuni casi per l'Unione Sovietica, è altrettanto forte la nostalgia per i fascismi, che di fatto avevano proposto quel modello a partire da un secolo fa. E adesso, no, appunto, forse siamo così, rischiamo di arrivare alle chiacchiere da bar dicendo che manca una proposta forte della sinistra in cui ci sia dentro appunto il tema dell'ecologia, il tema di genere, il tema appunto della libera circolazione, il tema dei diritti del lavoro, che di nuovo in questi giorni è di schiacciante attualità. So che ne hanno parlato con Marta Fana, Giovanni Carletti con Marta Fana, proprio su questa piattaforma, appunto quali segmenti produttivi si devono fermare, quali devono andare avanti. È un discorso che sembra prescindere completamente dai diritti dei lavoratori, di nuovo altro tema che avrebbe dovuto essere della sinistra, che spesso non lo è. Matteo dice, cita Galimberti, che in una conferenza disse che le civiltà che ergono muri sono destinate a crollare rispetto a quelle che costruiscono ponti. Rispetto così a questa verità
generale, tu quando scrivevi l'età dei muri, ecco, hai avuto questa sensazione che fossero più di lunga gittata le civiltà che non avevano costruito solo muri ma anche ponti? Ma sicuramente sì, tutti i muri prima o poi vengono giù, questo diciamo lo storico in questo caso si fa profeta, l'unica cosa che sappiamo per certo è che prodotti le opere dell'uomo, per citare il ciclo di conferenze e lezioni della terza, prima o poi crollano, non sappiamo quando. E sicuramente un animale sociale e in movimento come Homo sapiens è sempre cresciuto nell'incontro, nel confronto, nello scambio, e le società chiuse sono destinate a rattrappirsi, questo è ovvio. Ovviamente appunto non possiamo sapere quanto dureranno i muri, giustamente prima non abbiamo poi commentato che ormai, come dire, arrivano sempre più verso il cuore dell'Europa. Non mi stupirebbe nei prossimi anni di trovare muri e barriere all'interno dell'area Schengen, perché sembra, come dire, è un dispositivo di facile comunicazione quello del muro. Di nuovo, recuperando il tema manicheista, ci sono loro che minacciano noi, chiudiamoci e respingiamo loro. È un messaggio talmente banale e superficiale purtroppo da spesso arrivare a molti, e credo che la forza della cultura sia ridare complessità e mettere anche in crisi questa narrazione. Mentre arrivano altre, diciamo così, sollecitazioni che adesso pian piano cerchiamo di raccogliere nei 10-15 minuti che abbiamo ancora a disposizione, voglio chiederti una cosa che riguarda invece le identità, perché accanto a muri, anche nel tuo libro, ovviamente, insomma, è una parola con cui fai i conti, come se, diciamo, a un certo punto per difendere una presunta identità, solo astratto. Aspetta che qua c'è qualche problema di linea, forse? Io ti sento, però, sì, non ti vedo, ma ti sento, sì. Adesso ti vedo, ma non ti sento più. Prova. È andata benissimo fino adesso. Tu mi senti? Annuisci se mi senti. No, non ti sento più. Chiediamo. Sentono? Pronto? Il bello della diretta, come si dice. Ecco, forse. Adesso lo recuperiamo, Carlo, da qualche parte, e riprendiamo gli ultimi minuti. Sparito Carlo, sì, adesso lo recuperiamo. Spero, dovrebbe lui mandare una richiesta di partecipazione. Abbiamo perso Carlo, che dovrebbe, non so se si è ricollegato. Canfora, vedremo se c'è, qualcuno chiede dove è Canfora, se Canfora parteciperà. Non so se è su Instagram, ma in qualche modo faremo. Devo mandargli la richiesta di partecipare in diretta, mi dicono, mi suggeriscono. Ok, proviamo se così. In attesa di Carlo Greppi.
Allora, ci siamo di nuovo. Scusa, non so se è successo, ogni tanto c'è qualche problema. Boh, mi sono perso qualcosa di quello che dicevi? No, vai tranquillo. E a ricordarsi dove avevamo lasciato il filo. Ah, ecco, parlavamo di identità, no? Mi sembrava un'altra parola ingombrante, come se appunto per difendere un'identità presunta, astratta, uno avesse bisogno di chiudersi nei muri. Ma ha sempre fatto impressione, no? Nella contemporaneità, e penso ci abbia riflettuto anche tu, la petizione, mettiamo adesso senza entrare nello specifico, però la petizione dell'indipendentismo, mettiamo. Non voglio fare una cosa specifica su Catalogna o altro, no? Però l'idea è che tu comunque in un mondo che va in una certa direzione, quella che speri vada in una certa direzione, quella di abbattimento di frontiere, poi invece rivendicando un'identità, ripiombi, diciamo così, nell'idea del muro, anche solo astratto. Tu quando senti parlare nel 2020 di identità, ecco, che pensi che sia questa parola? Abbia un senso? Va declinata al plurale? Va difesa in qualche modo? Non esiste un'identità, mi ricordo un libro di François Julien, l'identità culturale non esiste, insomma, non lo so, che effetto ti fa quando la politica o la società civile mette in campo la parola identità? Ma io trovo che andrebbe abolita. Mentre parlavi mi è venuta in mente questa cartina che vi posso far vedere, dimmi se si vede, sì? Mappa d'Europa se si affermassero tutti i movimenti separatisti, 2019, pubblicata da reddit.com. E di nuovo, per chi si è connesso dopo, per ripeterci, l'identità è una costruzione culturale, appunto. L'identità non esiste, ciascuno di noi è al massimo identico solo a se stesso. È una cosa che mi è capitato di dire più volte, che io a migliaia di ragazzi in questi anni ho chiesto di definirsi, senza come dire entrare prima nell'argomento, di definirsi con una parola. E non mi è mai capitato che qualcuno o qualcuna di loro usasse un termine territoriale per definirsi, ma appunto viene da dire timido, sportivo, appassionato di musica, piuttosto che nessuno mai dice italiano, piemontese, romano, europeo o chissà che altro, appunto. Come dire, noi impariamo a sentirci territoriali perché in qualche modo la cultura ci forgia e le parole forgiano i nostri pensieri. Tra queste parole, appunto, c'è identità che è veramente pericolosissima, perché peraltro tutti noi siamo composti da tanti sentimenti di appartenenza che spesso sono anche contrastanti tra loro. Bisogna, credo, rifuggire sempre alle semplificazioni, ahimè. Mi è capitato di recente di commentare appunto sui social qualcuno che diceva: i francesi mi fanno schifo per quelle vignette, sicuramente, come dire, non particolarmente riuscite, della pizza italiana al coronavirus. E io mi sono letteralmente imbufalito. Faccio: che cosa significa i francesi mi fanno schifo? Cioè, l'autore di quel video, probabilmente di pessimo gusto, è una persona che, come dire, che non ha saputo fare buona satira, appunto. Cioè, parlare di decine di milioni di persone come se fossero un'entità unica, per me, come dire, è un fratello del nazionalsocialismo, del razzismo, del fascismo più becero. Cioè, non ha niente di diverso da quello. Anche prima ho visto tra i mille commenti che si diceva di Israele quando parlate, tema, come dire, particolarmente convergente. In Israele c'è tutto un discorso di costruzione dell'identità in maniera particolarmente dicotomica, cioè gli israeliani e i palestinesi. E si cerca da ambo le parti, e sicuramente la politica di apartheid israeliana, come dire, rema in quella direzione, di scavare un fossato tra queste due presunte identità, tra questi due fortissimi sensi di appartenenza, buttando fuori o da una parte o dall'altra tutti coloro che non vogliono sottostare a quella logica, appunto, di separazione. Mi viene in mente appunto il tema dell'ex Jugoslavia, dove a un certo punto dovevi decidere che cos'eri: eri serbo, eri croato, eri bosniaco, del Ruanda e via dicendo. Ma è, come dire, un tema che in ogni conflitto che degenera viene sempre fuori. Cosa sei tu? Devi decidere. Non puoi dire: io non sono niente, io come dire, non rispondo alle vostre logiche. Se si arriva a un conflitto o appunto a un'espulsione, a una persecuzione, e tu non, come dire, non sottostai a quella logica, sei comunque vittima degli eventi.
Approfittando ancora, giustamente qualcuno ci diceva che i server sono super stressati in questo momento, questo è anche un altro tema interessante, sì. Capire che non dipende solo da noi, in questo momento la rete è davvero stressatissima perché ne stiamo facendo un uso anche addirittura più accentuato del solito e quindi è normale che ci sia ogni tanto qualche stop. Però approfittando di questi ultimi minuti, no, c'erano due o tre commenti interessanti perché avevano a che fare l'uno con le radici, il senso della propria storia, che appunto non significa blindarsi dentro un'identità. Qualcuno diceva appunto, l'Avi mi pare, purtroppo la vediamo anche nella rivendicazione di identità tra Nord e Sud Italia, assolutamente, ancora persistente. E allora a quel punto entra in gioco un'altra riflessione proprio di questi giorni che ci sottopone Lodovico a proposito di identità, come giudicare il neopatriottismo di questi giorni. È una bella domanda perché al di là del cantare l'inno dai balconi, cosa che è durata 5 giorni, i flash mob si stanno spegnendo, anche su questo cambio d'umore bisognerebbe riflettere, no? Abbiamo fatto magari anche con una certa goliardia i primi giorni, una certa strana e un po' contraddittoria euforia, adesso alle 6 non succede granché sui nostri balconi, sui nostri terrazzi, è difficile tenere, diciamo così, emotivamente così a lungo, ma a parte l'inno d'Italia, è vero che c'è stato un richiamo alla identità nazionale, cioè l'Italia ce la farà, quando in realtà non è un problema italiano effettivamente, quindi anche questo abuso dell'aggettivo italiano, per quanto possa farci piacere e anche, come dire, anche commuoverci il fatto che ci siano dei medici del nostro paese, degli infermieri in prima linea che stanno, però sai, quando riporti comunque al tricolore sulla finestra l'inno italiano, c'è qualcosa che un po' mi lascia dei dubbi anche a me, come forse a Lodovico. Tu che dici? Ma sono totalmente d'accordo con te, purtroppo, e dico purtroppo, non è la classica formula, purtroppo per fortuna, il paese che sta vivendo questa crisi è lo stesso identico paese di 2 mesi fa, chiaramente travolto da una crisi sanitaria, delle paure che questa si porta con sé, ma come dire, tutte le pulsioni, purtroppo ci sono stati tantissimi commenti quando cercavamo di riconnetterci, ho visto che alcuni erano legati alla nostalgia per i fascismi, però dico purtroppo quelle pulsioni appunto verso l'uomo forte, verso una chiusura in senso nazionalistico c'erano e ci sono ancora, per cui io non sarei assolutamente indulgente rispetto a questo bisogno di sentirsi parte di una comunità che lotta, no, assolutamente no, noi siamo parte di un'umanità che lotta contro un problema che è globale, che è particolarmente accentuato in questa area del mondo, in questa penisola che con 160 anni di storia, per carità, e per cui onore, lo dico col cuore in mano, onore a chi sta lavorando 18 ore al giorno, tra cui tra l'altro parecchi medici stranieri, per fronteggiare questa epidemia, tutti i ricercatori che in ogni parte del mondo, Italia compresa, stanno cercando di trovare una soluzione, ma no, non bisogna assolutamente ricorrere al senso di unità nazionale, perché poi sappiamo, come dire, con che vestito ne esce, sappiamo benissimo il mostro che genera ogni volta che anche per praticità e per comodità si passa quella retorica lì. Una volta un mio compagno di calcio, io gioco a calcio, conosco bene i meccanismi di costruzione e identità di gruppo, mi disse così scherzando, ma dai, ma facci essere nazionalisti almeno quando gioca l'Italia ai mondiali. Ovviamente era una provocazione, però credo che abbia colto un punto molto serio. Ci sono dei momenti in cui abbassiamo la guardia e in cui io non lo faccio da 20 anni, credo, cantiamo l'inno nazionale a squarciagola, tiriamo fuori le bandiere italiane. Però dobbiamo sempre pensare appunto al portato di violenza, morte, pericolo che c'è in ognuno di questi gesti. Io non sono così convinto che il confine tra patriottismo e nazionalismo sia così netto come molti storici dicono. C'è il grande Romain Gary, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, che nel suo libro forse più bello, Educazione Europea, fa dire a un suo personaggio: patriottismo è amare la propria gente, nazionalismo è odiare gli altri. E allora, visto che in tanti ci stanno seguendo, lancio una domanda al pubblico: qual è il confine tra amare la propria gente e odiare gli altri? Non è spesso necessario anche dover odiare qualcuno per poter amare i propri?
Bella domanda. E tra l'altro noi abbiamo quasi finito il tempo, quindi te ne faccio le ultime due. Una ripescandola dai commenti e riguarda però appunto quello che lo storico di solito non può fare. Antonia, la terza ci dice, ne Sì, parleremo forse con Maurizio Viroli e pensavo a lui. vediamo Sì, naturalmente sì, sì. perché Casa La Terza va avanti ovviamente nei prossimi giorni. Tra l'altro già che Antonia segue, magari ditemi qual era la diretta di domani perché non me lo ricordo più, va annunciata, però dice appunto Antonia parleremo della differenza tra patriottismo e nazionalismo proprio con Viroli. No, adesso ecco, Piero a un certo punto dice nei commenti, rispetto a un altro commento che ci parla di una speranza di rinascimento post-coronavirus, dice Piero, ma forse il rinascimento parte da noi, non è un movimento, non è una stagione che si crea dopo una catastrofe, è un'illusione anche quella naturalmente. Poi molti storici ci hanno spiegato che il rinascimento è solo una parte di quell'epoca che chiamiamo rinascimento. Non ti chiedo di fare il futurologo ovviamente, no? Ma tu quando senti parlare di questo dopo, come un dopo di rinascita, di riscatto, di correzione delle disuguaglianze, cioè ci credi in questa sorta di nemesi che si è abbattuta e che poi propone, che produce, diciamo così, un cambiamento? Ci pensi, ci credi davvero che possa essere così? Ma appunto non faccio il futurologo, sicuramente è in atto una mutazione antropologica, come l'Italia del boom ha creato, come dire, in questo caso appunto nella comunità nazionale italiana una mutazione volta al consumo, adesso appunto nei rapporti interpersonali tutto quanto, visto che questa crisi comunque durerà dei mesi e i suoi effetti dureranno chissà quanto, e io e te che giriamo come dei matti. Per gli incontri de visu con le persone, con gli studenti e con il pubblico, immagino che anche tu ti stia chiedendo: sarà di nuovo possibile, come dire, radunare 50 persone in una libreria e discutere un libro? Sicuramente sì, però ci vorrà del tempo perché la gente si fiderà molto poco nei prossimi anni a stare vicino ad altri, per cui sicuramente una mutazione antropologica c'è e ci sarà e in qualche modo ne usciremo cambiati. Non sono particolarmente ottimista, non penso che ne usciremo cambiati in meglio, penso che appunto faccio gli esempi più veramente che vediamo tutti scorrere sui nostri telefoni in questi giorni, l'odio contro i runner, che è già diventato un odio contro i runner africani, perché la maggior parte, scusate, contro le consegne a domicilio sono fatte in gran parte da africani, per cui di nuovo, come dire, si sposa questo bisogno di odiare qualcuno. Leggevo qualcuno che commentava: io non odio nessuno, amo ma non odio nessuno, benissimo, però questo bisogno di odiare qualcuno spesso appunto coincide con l'odiare chi è percepito come diverso. E in qualche modo si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno, adesso di nuove teorie complottiste che escono, ne esce una al giorno, per dare a qualcuno la colpa di quella che è a tutti gli effetti una catastrofe appunto dettata, come dicevamo all'inizio, dalla natura. Che la cultura non può fermare, la cultura può sicuramente decodificare. Io mi auguro che insomma, per riprendere un po' il filo, che in qualche modo l'umanità ne esca migliore, rendendosi conto che i problemi vanno affrontati in maniera globale, che in qualche modo da una crisi locale tutti possono essere travolti, che sia sanitaria, che sia di alta natura. Appunto, temo che non sarà così, temo che ci ritroveremo gli stessi problemi che avevamo pochi mesi fa. Un po' mutati, ma di nuovo forti. Senti, dobbiamo quasi, appunto, ti dicevo, chiudere e dobbiamo chiudere, così è anche un po' la logica di queste dirette, consigliando un libro. Quindi ti chiedo di pensarci per chiudere magari una cosa che stai leggendo in questo momento, che insomma hai letto da poco, anche io aggiungo poi un consiglio. Però vorrei finire sulla storia Ci salverà, cioè il titolo del tuo ultimo libro, che probabilmente quando hai scritto e quando hai dato alle stampe non pensavi fosse così ancora più forte, pensare che c'è una possibilità di salvezza anche guardando al passato, studiando la storia, visto che qualche commento ci parlava proprio della necessità di studiare, di capire, di tornare anche a pensare che sapere non è un accessorio, diciamo così, no? Non è qualcosa che, bah, insomma, può essere, come dire, un orpello in una vita. Sapere fa la differenza sempre. Tu quando adesso ti fai risuonare nella tua testa il titolo di questo libro, La storia ci salverà, in che termini pensi a una forma di salvezza? Ma appunto in realtà ovviamente come ben sai il libro è stato pensato e scritto prima ed è uscito poche settimane prima della crisi sanitaria in corso. Credo che diverse cose che abbiamo detto in questa tre quarti d'ora
siano in qualche modo presenti nel libro e siano quello che voglio dire, cioè che la storia ci insegna a essere critici, a osservare la realtà con spirito critico, a sapendone di farne parte, e in qualche modo ci aiuta a guardare meglio anche noi stessi. Io appunto ho usato come guida tra gli altri il grande Mark Bloch, che aveva fatto della storia la sua vita, forse il più grande storico mai esistito, e che alla fine sceglie di dedicare la sua vita alla lotta partigiana e muore nella resistenza francese. Tutti gli storici degni di questo nome hanno, come dire, un approccio, come dicevamo prima, universale ai problemi. E sanno perfettamente che appunto tutti i discorsi di appartenenza e di identità sono storicamente spiegabili, storicamente calati e in continuo mutamento, per cui, come dire, non si fanno facilmente ingannare appunto da come è settata la realtà nel loro tempo. Io credo che una profondità storica per chi se ne occupa di professione come noi due e per chiunque sia assolutamente necessaria anche per come dire, saper contestualizzare quello che stiamo vivendo. Se ti ricordi, all'inizio spopolavano i paragoni con la spagnola, con la peste del 300, con la peste del 600 e del 700. Ovviamente tutto si può comparare, ma erano paragoni assolutamente infondati a partire dal tasso di mortalità, che non è una, nel caso di epidemia, non è una cosa, come dire, collaterale, è una cosa piuttosto sostanziale. Per cui, perché non ce n'è conoscenza, perché, come dire, è quella che il grande maestro mio, Giovanni De Luna, chiama la storia usa e getta, che prendi in maniera superficiale, la usi nel dibattito pubblico e poi la getti via. Invece una conoscenza più strutturata della storia sicuramente ci può aiutare a tenere i piedi saldi. Rispetto al libro da consigliare, vi sorprenderò, nel senso che non è un libro di storia, ma è un libro pubblicato dagli editori La Terza, un fumetto, bastava chiedere, di una blogger francese femminista di nome Emma, che io e mia moglie abbiamo letto proprio in questi giorni, e che, come dire, solleva dei problemi molto seri sul carico mentale e su come ci si occupa della casa, dei bimbi e di tutto quanto, e su come quasi sempre noi scarichiamo sulle spalle delle nostre compagne o delle nostre mogli la maggior parte dell'impegno familiare. Ci sono tanti altri argomenti nel libro, ma questo è un po' il suo fil rouge. E visto che adesso iniziano a circolare parecchie vignette su coppie che si sgozzano e cose del genere, ovviamente di umorismo nero, ma in qualche modo che colgono un problema, visto che in questo periodo molti di noi sono costretti a stare a casa e in case più o meno piccole, peraltro, perché poi tanti vivono in spazi angusti e non è facile la convivenza, non è facile, come dire, ristrutturare il rapporto di coppia. Quel libro credo che ci dia tanti strumenti per provare a riequilibrare un po' i rapporti e il mondo in cui viviamo. Io il consiglio che do, sempre editori La Terza, ma in realtà è abbastanza casuale, è legato a un libro che è un libro di storia, però è come se fosse l'incarnazione di un mio sogno da ragazzino, cioè di un gigantesco libro in cui studiare tutta la storia, come se fosse un macro sussidiario in cui ripercorrerla tutti. E questo libro esiste perché si chiama Storia del Mondo proprio, ed è un volumone di 1200 pagine, curato da Francesca Canale Cama, Medeo Feniello, Luigi Mascilli Migliorini, dall'anno 1000 ai giorni nostri. Non è soltanto un modo, proprio in questi giorni sono riuscito a cominciare la lettura, è abbastanza impegnativo, ma non per la scrittura, ma per la mole, evidentemente. Quindi, avendo forse un po' più tempo, mi sono messo inabissato dentro questa straordinaria lettura, ma è lo sguardo, uno sguardo di connessioni, cioè quello che spesso, anche quando usciamo da una buona scuola, ci manca, è l'idea, io chiamerei proprio comparatistica, proprio della storia. Purtroppo non c'è nemmeno per la letteratura, per l'arte, è rarissima, qualcuno la trova all'università, cioè l'interconnessione degli eventi, il fatto che uno non può guardare una micro area di un pianeta in cui tutto, come ci stiamo rendendo conto anche dolorosamente, è connesso. Quindi Storia del Mondo, dall'anno 1000 ai giorni nostri. Gli appuntamenti prossimi sono lunedì con Alessandro Perissinotto, che è uno scrittore esperto di storytelling, è uscito un libro per La Terza sullo storytelling, si parlerà di narrazione, quindi anche rispetto al coronavirus. Alessandro Perissinotto e Lia di Trapani, che è un editor della casa editrice.
Poi Stefano Mancuso, martedì, che come sapete ha spopolato con un libro interessantissimo sulla vita delle piante, che ha aperto anche tutta una tendenza editoriale, e mercoledì una storica molto nota, una storica che lavora soprattutto sulla storia politica, cioè Simona Colarizzi. Grazie a tutti, bravo Carlo Greppi, dice Robby proprio sul finale, quindi benissimo, te lo dico anch'io, grazie per le cose che scrivi, insomma per il modo in cui provi anche a fare divulgazione alta, rivolta, spesso in modo specifico ai più giovani, e quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qua, insomma è stata una bella chiacchierata. Di solito, come ho detto in altre circostanze, è raro che alle presentazioni di un libro ci siano, diciamo, una media di 100 persone che ti seguono in tempo reale, quindi questo è molto bello, è un di più. Grazie a tutti, e Casa La Terza appunto continua da lunedì prossimo. Grazie Paolo, grazie mille. Ciao.